Io seguo soprattutto due mistiche della famiglia salesiana, la beata Alessandrina Maria d'Acosta e Vera Gritta. Otto anni fa con i salesiani, con la famiglia salesiana portoghese, stiamo aprendo a Balasar un centro di spiritualità legato proprio alla Beata Alessandrina da una parte e dedicato anche a Vera Gritta per la spiritualità eucaristica come tabernacoli. La mistica è alla base della vita cristiana, perché è l'espressione dell'esperienza di unione con Dio. Quindi, a partire dal battesimo, ogni cristiano, possiamo dire, è un mistico. Poi ci sono proprio perché riceve il dono dell'unione con Dio, che nella vita poi sacramentale si sviluppa con la preghiera, i sacramenti, massimo l'Eucaristia. Poi ci sono, nella storia dei santi, nella Chiesa, esperienze mistiche straordinarie. Quello che ho detto finora è l'esperienza mistica ordinaria, nella vita ordinaria. Ecco. La consapevolezza della presenza di Dio in noi nella nostra vita. Ci sono, ecco, esperienze straordinarie, nella vita, come per esempio quella della beata Alessandrina Maria d'Acosta, di tanti altri santi, in cui l'unione con Dio, per iniziativa ovviamente, di Dio, si manifesta anche con doni e segni particolari. Lo vediamo molto bene nella vita della Beata Alessandrina, che in modo particolare ha vissuto la sua esperienza mistica unita a Gesù crocifisso. Dunque, Alessandrina, non ha scelto, bisogna dire subito, questa vita come suo primo desiderio originale, perché era tutto direi che inizia con un avvenimento successole quando aveva 14 anni, quando tre uomini entrarono in casa dove era presente lei con la sorella e un'amica della sorella, con le intenzioni di abusare su di loro. Alessandrina scappò dalla finestra di casa, cadde e riportò una lesione al midollo che successivamente le causò una mielite alla spina dorsale e all'età di 21 anni si ritrovò paralizzata, a letto immobile, quindi iniziò diciamo il suo calvario. Chiese la guarigione, desiderava la guarigione, aveva una grande fede nella Vergine Maria. E quindi era sicura di ottenere questa guarigione. Passati alcuni anni, quando vide che la guarigione non arrivava, incominciò per lei l'interiorizzazione, cioè la conversione del cuore, perché comprese, incominciò ad intuire che forse la volontà di Dio non era quella della guarigione, ma forse era un'altra. E quindi cercò di mettersi in sintonia, cioè di accettare prima e poi desiderare fortemente solo quello che Gesù aveva predisposto per lei. Proprio perché lei viveva in quel letto i dolori della sofferenza che la mielite prima di tutto le causava, e più altre sofferenze del corpo, conosceva e viveva nella sofferenza. Ma quando Gesù la unì a sé, in questo cammino di unione con lui e le fece comprendere il valore che aveva per lui, per Gesù, questa sofferenza in quanto la univa alla sofferenza di Gesù crocifisso per la santificazione della Chiesa, per la salvezza delle anime, per la conversione dei peccatori. Insomma, quando Gesù la educò all'amore che salva e che quindi passa attraverso
attraverso anche il sacrificio di sé, la riparazione, allora ecco che l'amore alla sofferenza diventa per Alessandrina, come per tutti questi tipi di chiamate, non l'amore alla sofferenza per se stessa, ma è la gioia di soffrire perché c'è un amore più grande in questo che salva, in vista della gioia, della beatitudine, della salvezza che deriverà e delle grazie che arriveranno a quell'anima, a quel sacerdote, alla Chiesa, ad un popolo, dall'unione, di se stessi, della propria sofferenza, alla sofferenza della croce. Quindi, non è mai l'amore della sofferenza per la sofferenza. In Alessandrina questo amore alla sofferenza cresceva in quanto strumento, mezzo per ottenere grazie. E l'amore è l'espressione dell'amore. Alla sua sofferenza umana, naturale, che le derivava, come ripeto, dalla malattia che aveva in sé, ad un certo punto Gesù la unisce anche in maniera, ecco, straordinaria, questa è un'esperienza straordinaria, ai dolori della sua passione fisica, morale e spirituale, proprio perché Alessandrina è associata a Gesù nella redenzione. E allora vivrà dal 1938 al 1942. Ogni venerdì dalle 12 alle 3 del pomeriggio va in estasi, entra in estasi Alessandrina e Gesù in lei rivive i momenti, alcuni momenti della passione, dalla condanna a morte alla flagellazione, alla crocifissione, ecco, e vediamo in quella stanzetta di Balasara Alessandrina rivive tutto questo per 3 ore. E riportandone alla fine anche i segni visibili sul corpo di questa sofferenza. Questa però passione in maniera, questa sofferenza di Gesù in maniera straordinaria in Alessandrina è la firma di Dio, il segno dato da Gesù per la richiesta, perché venisse accolta dal Santo Padre, la richiesta di consacrare il mondo al cuore immacolato di Maria, perché Alessandrina è portavoce di questo desiderio di Gesù che il Papa consacrasse il mondo a Maria e darà in quel periodo il mondo, non la Russia soltanto, come chiesto a Fatima. E per avvalorare questa richiesta, Gesù dà questo segno, la passione in Alessandrina, finché il Papa consacrerà il mondo, e così è stato. Ci sono aspetti imitabili e aspetti inimitabili, ovviamente, nella vita di Alessandrina come mistica, e cioè tutta l'esperienza mistica straordinaria non è imitabile, in quanto è dono di Dio particolare per quella anima, per quella persona, per quella storia, per quel momento. Mentre diventa imitabile, che cosa? Il desiderio, l'unione di Gesù, di Alessandrina con Gesù, e in modo particolare con Gesù Eucaristia, perché ricordiamo che Alessandrina viene invitata da Gesù a vivere unita a lui nel tabernacolo della Chiesa, quindi è ciò che anche noi abbiamo nelle nostre chiese, e allora è imitabile il cammino di unione, di amore, di adorazione di ciascuno di noi verso Gesù Eucaristia. E quindi il desiderio diventa imitabile anche quello di non trascurare, di vincere l'indifferenza, la trascuratezza e le freddezze intorno alla presenza eucaristica di Gesù nei tabernacoli. Il messaggio sarebbe, io penso proprio questo, Gesù le aveva detto, ti ho scelta per la felicità delle anime,
Io credo che Alessandrina, una giovane, è iniziato in gioventù a restare paralizzata a letto, quindi con una vita chiusa ormai, no? Quali prospettive di vita avrebbe avuto? Perciò infelice, ha trovato la felicità non nella sofferenza, questo bisogna ben sottolinearlo, ha trovato la felicità nell'amore di Gesù che si è fatto presente in lei, nella sua vita, ha attraversato tal punto la sua vita, il suo cuore, la sua anima, da trasfigurare questa vita nel dolore in una vita in felicità, di felicità.